Il Piemonte è la seconda regione italiana per estensione e si trova nell'Italia settentrionale. La regione condivide con la Valle d'Aosta il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Il Monviso è il rilievo principale delle Alpi Cozie. L'area centro-meridionale è occupata da una fascia collinare e dalla pianura padana. Il territorio piemontese è ricco di corsi d'acqua che fanno parte del bacino del Po, il fiume più lungo d'Italia. Tra i suoi affluenti, infatti, ci sono il Tanaro, la Dora Baltea, il Sesia e la Dora Riparia. Anche i laghi sono numerosi. Il più esteso è il Lago Maggiore, le cui rive bagnano anche la Lombardia e la Svizzera. Il Lago d'Orta è invece interamente piemontese. Il clima è diversificato, alpino nelle zone montuose, più mite nelle zone collinari e continentale in pianura. La popolazione è concentrata soprattutto nell'area intorno a Torino. Tra le altre città, solo Novara raggiunge i 100.000 abitanti. Le province del Piemonte sono Verbania, Biella, Novara, Vercelli, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo. Il capoluogo Torino è stato per secoli la capitale dei Savoia e uno dei principali centri industriali del paese e vivace polo culturale. Novara è un importante centro agricolo e industriale. Per la vicinanza con la Lombardia, molti suoi abitanti studiano e lavorano a Milano. Verbania è il comune che unisce Intra e Pallanza, entrambe affacciate sul Lago Maggiore. Polo industriale in passato, oggi prevalgono il turismo e le coltivazioni agricole specializzate. Vercelli sorge sulle rive del fiume Sesia. Ospita diverse imprese industriali, molte delle quali connesse con l'attività agricola. Asti è un importante centro di produzione vinicola. Il suo centro storico medievale conserva un notevole patrimonio artistico. Alessandria venne fondata nel Medioevo sulle rive del Tanaro, dedicata a Papa Alessandro III. Il settore primario è concentrato nelle zone collinari e pianeggianti, con la coltivazione del riso e della vite. L'allevamento bovino fornisce carne di altissima qualità. L'industria occupa oltre un terzo dei lavoratori. Sono importanti il settore automobilistico, dell'elettronica, il chimico, il tessile e l'alimentare. Il settore terziario è il più sviluppato. Torino è un polo tecnologico e di ricerca avanzata, oltre che sede di importanti manifestazioni culturali. Anche il turismo è un'attività economica in forte crescita, grazie a località montane, laghi, centri storici, enogastronomia ed eventi. In particolare, Torino è ricca di monumenti, a partire dalle testimonianze romane, passando per gli edifici barocchi, fino agli esempi di neoclassico dell'Ottocento.